il nostro amico Andrea Zappaterra. Ecco, siamo nel nuovo appartamento che occupa Biandrade in provincia di Novara. Ciao Andrea! Benvenuti nella mia umile dimora. Carissimo, raccontaci, raccontaci, facci vedere tutte le stanze, su! Allora, partiamo da soggiorno, Ma cucina. Michele, questo ragazzo è veramente incredibile! Guarda, guarda che casa bellissima che ha! Guarda che casa bellissima, quanti segni nel muro e quanto spazio soprattutto. Guardate dove c'è la raccolta E di tutte pensa, le Michele, che fa tutto da solo! Non ha neanche mamma che gli lava le spazze. mutande! È No, no. incredibile, è I pezzi di cacca incredibile! li tolgo da solo. È incredibile! Abbiamo Oh, appena ha pure lavato. lavato i piatti, ma è bravissimo! Bravo, Anche questo bravo! ha cucinato. Ha cucinato, ha lasciato tutto in ordine, bravo, bravo, facci Sì. vedere, vai avanti, Bene, vai, guardate cosa ha raccontaci. disegnato la Ma commentatrice. che brava ragazza, ma come ha Tanto fatto? caruccia. Tanto caruccia, tanto. Seguitemi. Allora, ora la parte più impegnativa, il bagno. Ecco, qui richiede un grosso sforzo, devo dire. Soprattutto olfattivo. E comunque. Però, nonostante questo, è tutto perfetto. Quante cose! Ma guarda, la profondità! Profondità interiore. Qua c'è il balcone, ma andiamo nel balcone, andiamo, Ma poi ci sentono seguitemi. fuori. Ma che ci senti? Ecco, le campagne del bellissimo Novarese. Sì. Parliamo un po' più vicini Delle perché sennò piume si sente. Sesia. Il fiume Sesia, ecco. Come potete vedere, una grande panoramica vista polo logistico, Supermercato, dove Andrea supermercato. lavora? Da quanto Vedete? tempo lavori qua, Andrea? Vede dal 12 settembre. Caspita! Vedete quella gru? Quella gru la vedete? Ci avvicini. Non ci posso, non mi posso Non la puoi avvicinare. vedere. Vedete il magazzino grigio? Alto? Molto alto. Con molta fantasia lo vediamo, Andrea. Perfetto. Sulla sinistra vedete una gru? Ecco, il vostro amico Axel Foley lavora lì. Lavora lì dove stanno. Perché c'è la gru? Perché? Perché stanno ampliando i reparti, stanno facendo il centro sushi. E cosa ne pensa Axel Foley del sushi? Non lo so, Andrea, diccelo, diccelo, dici cosa pensi. Dipende, col cetriolo, eccolo, normalmente potrei anche assaggiarlo, bene. Perché il cetriolo non ti piace, Andrea? Che t'ha fatto il cetriolo de male? Me lo È vuoi cetriolato, dire? mi va. Il cetriolo de mandarcesso, tesoro? A mamma? Mi va proprio. Ecco, qui abbiamo un armadio doppio con funzione di tutto, Molto cioè. bene, C'è molto sta bene. dispensa, eccetera. Abbiamo un portascarpe, come potete vedere, le altre non ci stanno. Ma Mamma veniamo. che puzza dei piedi. Bravo, bravo, tesoro. Eccoci tornati nella casa di Andrea, che come ci stava introducendo, è entrato nella camera da letto. Andrea, Andrea, che è anche chiamato detto, Axel grazie, la Foley. ringrazio moltissimo. Ecco, ci tiene molto a questa precisazione, Andrea, vero caro? Facci vedere, caro. Niente, questa è la stanza da letto, la seconda stanza del bilocale. In realtà sotto c'è anche una cantina che vi risparmieremo. Nella cantina in realtà ci mette i cadaveri, però non ve lo vuole dire, Sì, e quindi è un poi po' timido. conservo anche dei vetrini in una teca per ogni cadavere. Come potete vedere, cioè, cos'è che richiama l'attenzione Richiama osservando il letto? l'attenzione quel quadro orrendo, mica ce l'avrei messo te, mi auguro. No, No, c'era già, c'era già, ma premiali. sul letto, vediamo il Sul letto, come letto. mai? Cioè, a parte il giubbotto della presentatrice, come mai tutti questi fumetti sul letto? Ci sono i fumetti perché Andrea è un grande appassionato, gli piace leggerli, vero Mi caro? E anche piace disegnarli. leggere e disegnare, ma soprattutto questi fumetti sono stati chiesti per prendere ispirazione da un altro artista, che l'artista è? Non so di chi stai La sappiamo parlando, sappiamo. assolutamente non ho idea. Vabbè, insomma, era di Comunque, gusti molto difficili, quindi ho dovuto, come dire, che brutta persona. che brutta persona. Niente, non diciamolo. Che possiamo dirvi? Ah, beh, qua abbiamo anche qui
uno scherzo, se vogliamo chiamarlo, perché sembra che ci sia il balcone e No, non però ti buttare, tesoro, dov'vai, dov'vai, vieni qua, non ti buttare. quindi niente, il balcone Lui in realtà si vuole buttare di sotto perché al lavoro non ci stanno ragazze. Sono tutti uomini, vero, caro? E non verissimo. penso che tu voglia cambiare sponda a quest'epoca. No, no, ancora no, Ancora no, c'è ancora no. ancora speranza, C'è ecco. ancora tanto tempo e lo faremo in futuro, chissà. E che altro, che altro, che altro? Se, che altro vi posso mostrare di questa mia Ma io nuova? direi che abbiamo anche finito perché, ecco, è stata una L'armadio. visita molto esaustiva e molto appagante. Risparmiamo l'armadio, risparmiamo la cantina, Perché appunto i e cadaveri ci non li siamo i vogliamo vedere. cadaveri. E che altro? Tanti Niente. saluti, caro Michele, qui da casa Axelfoley, casa Andrea Zappaterra. Un saluto a tutti e tante care cose. Lo saluto io. Saluta, caro, muovete. Fammi salutare Axel Foley da Biandrate in provincia di Novara, regione Piemonte, per Final Chuck. Ciao a tutti.